Parliamo adesso dei mondiali, i mondiali naturalmente non i mondiali quelli del Brasile, ma dei mondiali antirazzismo che si stanno disputando in questi giorni proprio a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, a Bosco Albergati. Lo facciamo con piacere con il presidente dell'UISP, proprio promossa infatti dall'UISP questa manifestazione, con il presidente Vincenzo Manco. Buon pomeriggio, Vincenzo Manco. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio a voi. Allora, entriamo nel merito della vicenda. Naturalmente era una manifestazione cominciata giovedì scorso con grande partecipazione, la 18ª edizione di questa rassegna. Mi è piaciuto proprio, tra le tante definizioni, il torneo meno competitivo del mondo. Ce lo spieghi un po'? Ma sì, perché fin dalla prima edizione questo è un torneo che si è caratterizzato sul calcio popolare, e il calcio popolare qui viene letto come quel calcio a cui vengono destrutturate le regole del calcio. È un calcio a sette, è un calcio autogestito, è un calcio autogovernato. Qui l'arbitro osserva semplicemente la palla dentro e fuori. Non utilizziamo cartellini perché c'è un'autogestione e un reciproco riconoscimento, diciamo così, degli avversari che sono in campo. E in più le finali, per alleggerire la tensione agonistica, è stato deciso qualche anno fa dagli stessi partecipanti in un'assemblea tra di loro di svolgerli ai rigori. Quindi non si fanno le partite, ma si fanno solo i rigori. Allora, presidente, una manifestazione che nel corso di questi anni ha avuto una risposta, una crescita di numeri veramente eccezionale. Sì, qui ormai contiamo un 6.000-6.500 presenze, 200 e più squadre. Si è allargato anche il tema sportivo, perché è partito come torneo appunto del calcio, ma poi ormai abbiamo raggiunto tornei di basket, di cricket, di pallavolo, di rugby, intanto che trasmettiamo, qui si stanno svolgendo adesso le partite di rugby, e ha avuto sempre di più tra l'altro anche la caratteristica di allargarsi al territorio. Ormai ai mondiali antirazzisti arrivano anche cittadini non sportivi o cittadini non legati necessariamente ai gruppi sportivi degli ultra che qui partecipano, ai gruppi sportivi delle associazioni sportive, in rappresentanza delle associazioni sportive del territorio, ma una vera e propria festa con, diciamo, un tratto distintivo che è quello della cultura antirazzista e di un calcio appunto che deve ritornare tra la gente, in mezzo alla gente, e riprendere la sua caratteristica fondamentale, che è quella del gioco, e quindi di una dimensione popolare dello sport, anche, anzi soprattutto, come alternativa allo sport professionista. Certo, e ne abbiamo davvero tanto bisogno. Ma insieme al presidente UISP Vincenzo Manco abbiamo collegato proprio un protagonista di questa manifestazione, Adraman, atleta della Guinea. Buon pomeriggio, Adraman. Sì, buon pomeriggio. Allora, entriamo nel vivo. Intanto, com'è andata? Come la partecipazione, i risultati ottenuti? No, per secondo questo mondiale è molto bene. È molto bene perché noi arrivato qui, questo calcio sta correndo molto bene. Ecco, quando è venuto in Italia, voglio dire, come pensava poi naturalmente di ottenere, che cosa pensava di ottenere qui in Italia? Quando io arrivo qui in Italia 3 mesi. 3 mesi fa. E che cosa, che cosa sta facendo in questi 3 mesi? Cosa ha fatto? No, che cosa io penso cosa bene, bella. Complimenti, allora, complimenti ad Adraman. Torniamo al presidente, naturalmente Vincenzo Manco. Una manifestazione, stavamo dando i numeri giusti, ma il credo di questa manifestazione, presidente, è proprio una parola: l'integrazione, no? Che manca assolutamente nella base della nostra cultura. Noi abbiamo bisogno, soprattutto oggi in questo paese, in cui si parla molto, no, di riforme, di una revisione anche degli assetti istituzionali, costituzionali. Abbiamo bisogno di affrontare questa situazione con elementi di cultura. Il mondo sportivo, la UISP, ha, come dire, il bisogno, sente
il bisogno di contribuire a questa, diciamo, trasformazione, a questo rinnovamento, a questa idea riformista che sta attraversando il paese, immettendoci cultura sportiva e immettendoci una cultura sportiva che è inclusiva, che è una cultura di integrazione, una cultura di accoglienza e una cultura di ascolto fra le diverse entità, ormai, no? Nuovi cittadini che attraversano il nostro paese. Credo che lo sport, il calcio, ma lo sport in genere, possa essere, come spesso si dice nelle tavole rotonde, ma onestamente poco si pratica in modo diffuso, il paradigma per poter non solo leggere la società, ma per poter dare risposte alla società che sempre di più diventa complessa. E i mondiali antirazzisti diventano un luogo non soltanto di sport e di gioco, ma diventano un luogo anche di riflessione. Noi nel pomeriggio avremo ospite l'europarlamentare Chieng, ex ministra, certo, che verrà a riconoscere per i 18 anni dei mondiali antirazzisti la cittadinanza sportiva universale. Un gesto simbolico, ma un grande, diciamo, gesto, un grande lancio di significato politico, culturale alle forze politiche e al mondo sportivo, al sistema sportivo, che si può integrare, si può integrare, si deve, e la cultura inclusiva, al netto anche di un qualche tweet che circola in giro per diciamo per il web, e noi abbiamo appunto una cultura degli accoglienza. Presidente, l'ultima considerazione la volevo fare proprio su un aspetto importante di questa, sì? Di questo impegno vostro a 360 gradi. Qual è, com'è la risposta dei giovani? Molto significativa, particolarmente significativa, perché questa è una feste sportive che si caratterizza anche per l'incrocio intergenerazionale. Qui non c'è una differenza, diciamo, tra lo sport dei giovani o lo sport degli adulti, anzi c'è una partecipazione anche di anziani. Noi facciamo riferimento per esempio a collaborazioni con l'Istoreco, con la cultura anche partigiana. Qui è stato presentato un libro di uno dei nipoti, diciamo, della famiglia Cervi, e quindi c'è una bella integrazione intergenerazionale anche da quel punto di vista, una grande risposta dei giovani che hanno sempre più bisogno di misurarsi con culture che costruiscono civiltà tra i popoli, e quella dell'integrazione dell'antirazzismo credo che sia una di queste su cui la WISP vuole investire sempre di più. E i giovani, a differenza di ciò che si dice, invece sono molto permeabili e interessati a confrontarsi su questo. E questo è un aspetto importante. Grazie allora a Vincenzo Manco, presidente della WISP. Grazie mille a voi, buon lavoro.